ad analizzare questa cosa. Dunque, prendiamo i tempi. Allora, subito voglio fare una premessa. Abbiamo esploso 41 colpi in 11 secondi e 03. Vuol dire che da quando si è aperto il furgone a quando abbiamo finito l'azione di fuoco su una distanza di circa 8-9 metri, in 11 secondi e 03 i due tiratori hanno esploso 41 colpi. Questo significa che in soltanto 11 secondi la macchina, come avete visto nei video, praticamente è completamente trivellata. E adesso vi facciamo un giro intorno per dimostrarvi anche alcuni dettagli. Come vedete, i colpi sono usciti da questa parte, quindi il tiratore che attingeva da quella parte, da quel fianco della macchina, quindi dal fianco sinistro della macchina, la mia sinistra, i colpi sono usciti dal lato destro. Questo vuol dire che quando noi vediamo in alcuni video delle persone che stanno a questo livello e rispondono al fuoco muovendosi intorno alla macchina a questo livello, non serve assolutamente a nulla, perché se il fronte di fuoco è da quella parte, questo dimostra che i colpi comunque sia escono dalla macchina, perché a parte il vano motore e i mozzi delle ruote, tutto il resto, se la macchina non è blindata, è come se non fosse coperta, ok? Poi naturalmente dipende dal calibro, se spariamo con minimo un 223, questo è l'effetto, d'accordo? Guardate anche dietro. Guardate dietro. Questi sono colpi che escono da dietro. Perché qualcuno potrebbe dire, ma io sono riparato dal vano motore. Come fanno a uscire i colpi dietro? I colpi dietro escono perché l'angolo di incidenza è questo. Quando io sono qui, la volata è in questa posizione, dall'alto verso il basso. Quindi vuol dire che io non intercetto il vano motore. Io sono più alto del vano motore, quindi intercetto questa posizione. Tutti i colpi entrano sul parabrezza, attraversano il bersaglio, attraversano i sedili e attraversano la carrozzeria. Questi sono tutti i colpi in uscita, come vedete. Ok? Seguiamo. Oltre naturalmente il lunotto che comunque esplode. Da questa parte, seguite con la telecamera, da questa parte abbiamo l'uscita dei colpi da quel fronte, quindi il tiratore che si trova da quella parte e ingaggiava in questa direzione, tutto questo è a carico di quel settore di tiro, quindi stessa cosa che valeva dall'altra parte, se il fronte di fuoco è da quella parte e io mi difendo da questo, corro intorno alla macchina come vediamo fare nei video, questo dimostra che i colpi passano anche da questa parte, ok? Adesso andiamo a misurare i tempi di reazione all'interno del veicolo. Seguiteci.